Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera parleremo di politica, parleremo di elezioni amministrative, lo faremo rispetto alla città di Firenze perché effettivamente ci siamo. Questa sera Eike Schmidt, candidato del centrodestra, si è presentato ufficialmente alla città, in realtà qualche giorno fa già una prima uscita pubblica a Quaracchi, nella zona di Quaracchi a Firenze, una zona martoriata, diciamo così, dai voli che atterrano nell'aeroporto di Firenze e quindi a pochi metri sopra le case di quella zona della città, una partenza simbolica però quella di stasera in un teatro tenda, come si chiamava un tempo, oggi Cartiere Carrara Hall gremito, insomma di persone ce n'erano tante. Do il benvenuto intanto in collegamento proprio da quella sede a Chiara Valentini, che ci racconterà un po' come è andata la serata, che mi sembra sia nelle sue fasi conclusive, insomma tra poco si svuoterà la sala. Do il benvenuto anche a Stefano Fabbri, che è qui in studio con noi, ci aiuterà in questo racconto. Ciao Stefano, un piacere. Ciao, buonasera. Averti con noi. Partirei subito da Chiara Valentini per capire, visto che si è conclusa appunto pochi minuti fa, com'è andata questa serata che ci si aspettava anche un pochino più lunga, in realtà piuttosto contenuta nei tempi e nei modi. Chiara, com'è andata? E soprattutto la fotografia anche della platea, visto che in tanti si chiedevano poi chi ci sarebbe stato, chi erano le figurine che si potevano trovare tra gli spalti ad ascoltare la prima uscita, diciamo, ufficiale di Eike Schmidt. Chiara. Sì, allora rispetto alle previsioni tutto abbastanza confermato, nel senso non c'erano big di partito da Roma, ovviamente c'era Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, che è anche fiorentino, c'era Marcheschi, però insomma ecco parlamentari toscani, non c'erano i grandi leader di partito, non c'erano neanche in effetti bandiere di partito, ci sono molti palloncini di colore rosso, bianco e viola e l'unica bandierina presente che veniva data all'ingresso era questa, la vedete, bianco e giglio rosso, insomma Firenze protagonista, Firenze magnifica, questo è lo slogan di Eike Schmidt. Che Firenze c'è qui è proprio la domanda che anch'io ho fatto prima dell'inizio della serata, che proprio come dicevi tu è durata praticamente un'oretta scarsa, compresi i ritardi di Eike Schmidt e gli applausi. Bene, almeno quattro dirigenti politici del centrodestra mi hanno risposto, spero senza essersi messi d'accordo, che dalla quarta fila in poi c'erano tutte persone che non avevano mai visto. Effettivamente le persone presenti qui erano molto attratte, diciamo, dal personaggio, quindi molte sono venute per curiosità, elettori di centrodestra senz'altro, ma ho incrociato anche, sondando un po' le file centrali, anche elettori di centrosinistra. Alla domanda ti dico subito cosa ve ne è sembrato quando Eike Schmidt ha finito, diciamo, la sua serata, che si è divisa in due, un breve discorso e poi un'intervista. In molti mi hanno risposto speravo meglio, non ha parlato di questo, non ha parlato di quest'altro, poi magari se vuoi affrontiamo anche i vari temi che ha toccato Schmidt. Quello che ti posso dire è che è stato un lungo elenco di desiderata senza nessuna vera soluzione concreta alternativa. Stefano, perché effettivamente siamo arrivati a questa candidatura, in realtà questa candidatura parte da lontanissimo, verrebbe da dire, da settembre se non sbaglio dell'anno scorso, in cui in un'intervista del Corriere Fiorentino Eike Schmidt lanciò l'idea, lanciò soprattutto alcuni attacchi, diciamo, abbastanza forti al sindaco uscente Dario Nardella, e da lì anche l'ipotesi di una candidatura, e poi però è rimasta in quel limbo, diciamo, appunto del mi candido o non mi candido per diversi mesi, fino all'ufficializzazione in questi giorni. Abbiamo detto a lungo che alla fine il centrodestra sarebbe partito in ritardo a Firenze. Dal tuo punto di vista la partenza di stasera è in ritardo sulla tabella di marcia, forse qualcosa di più concreto, come diceva Chiara Valentini, ci si aspettava anche per i tempi, che a questo punto sono comunque stretti, manca meno di due mesi alle elezioni. Dunque, se è in ritardo, no, questo non credo. Anche se un po' mi smentisco, io sono tra quelli che ha sempre insistito sui programmi, credo che invece questa attesa sia stata studiata da Schmidt e dalle forze che lo sostengono. La cartina di tornasole è questa: nel fine febbraio, inizio marzo ci sono stati dei sondaggi, e sono sondaggi fatti dal PD e da Italia Viva. Entrambi i sondaggi lo davano a titolo diverso, davano, diciamo, l'ipotesi di voto per Schmidt al 20 o al 30%. Attenzione,
coalizione, senza che lui fosse neanche candidato, cioè con una candidatura che poteva diciamo era crollare, potenziale. Era potenziale, poteva anche non esserci, come in alcuni momenti è sembrato. Quindi diciamo, lui ha tesaurizzato, ha patrimonializzato questo tipo di mesi di cui si è parlato molto di lui, in cui lui ha parlato poco, ma diciamo costituiscono un buon carburante per affrontare una campagna elettorale che sembra essere di rincorsa. In realtà i tempi tecnici ci sono tutti. Ecco, sul programma forse, e ascoltavo le cose che diceva Chiara, era un po' la sensazione che avevo avuto anch'io vedendo alcuni lanci, alcune notizie di agenzie, eccetera. L'elencazione dei temi, il wish for thinking va bene, poi serve qualche cosa, ecco, qualche cosa magari di più concreto. Non voglio dire che non c'è stata la bomba lanciata, in senso ovviamente mediatico, però per ora siamo all'elencazione di temi. Qualche, diciamo, sprazzo metodologico si può vedere, tipo il fatto sulla sicurezza di fare una riunione tra settimana e non 2-3 volte l'anno, si riferiva ovviamente al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, però anch'io, non è per polemizzare, non è il mio mestiere in questo momento, ma chiunque può dire le cascine sono il nostro Central Park. Bisogna vedere come lo fai diventare, come e cosa ci fai per farlo diventare tale. Chiara, sui temi, no, effettivamente anche rispetto all'indagine, diciamo così, ti hai fatto alla fine della convention, della presentazione, cos'è che è mancato in termini di concretezza anche rispetto al termometro che le persone che erano lì presenti ti hanno dato, insomma anche quelle che magari si aspettavano qualcosa di diverso? Allora, in termini di temi, questo dipende molto magari dalle poche persone con cui ho parlato, poche, tante, insomma, perché c'erano veramente molte persone. Tenete presente che l'ex Teatro Tenda era pieno, pieno la platea, piena la galleria, pieni anche gli spazi, diciamo, laterali, quindi io darei come cifra un migliaio di persone almeno, forse anche qualcosa di più, però dipende molto appunto dalla persona con cui parlavi, perché la platea era abbastanza eterogenea, quindi c'è l'architetto che mi ha detto non ha parlato del piano operativo perché è molto importante, e poi le decisioni a Firenze vengono sempre prese dai politici che non sono tecnici, quindi ci capiscono poco, ve la faccio breve. Quindi dipende molto dalla persona con cui parlavi. In termini invece di cosa è mancato nel discorso, io ti direi le soluzioni. Vi elenco ma brevemente l'inizio, diciamo, dei desiderata di Schmidt. Ora si cambia per il meglio, appunto, e sicuramente è uscita un'agenzia con questo titolo perché così è iniziato. Più sicurezza, più efficienza, più decoro. Firenze deve tornare a essere il faro del mondo. Il sogno di rendere Firenze magnifica, il maggio è una voragine, mangia soldi, in centro ci sono troppi piccioni perché non ci sono cestini e i rifiuti imbrattano la città. Ci sono state anche battute a un certo punto, ad esempio parlando dei palazzi storici di Firenze che vanno riconsegnati alla città, ma anche lì c'è un problema che va oltre i poteri dell'amministrazione, quindi dire dobbiamo recuperare i palazzi del centro storico è una cosa, avrei voluto sentire come farlo, perché questo è un obiettivo anche dell'amministrazione attuale o di quelle precedenti, e così ce ne sono state tante. L'unica battuta a un certo punto, appunto, ricordando che è riuscito a buttare fuori da Boboli gli inquilini che si tramandavano da anni la casetta all'interno del parco cittadino, ha detto appunto lì ci hanno abitato per secoli i discendenti dei servi del Granduca, così ha detto, nessuno era riuscito a buttarli fuori, io sì. Ecco, sono più queste cose che hanno suscitato gli applausi, oppure ha dato dei titoli, ma non lo svolgimento. Sì, tra l'altro tra i titoli, no, effettivamente vedevamo, stando almeno ai lanci d'agenzia, insomma quello che è uscito e esce in questi minuti, anche la dote che Schmidt ha portato nel suo periodo in cui è stato direttore degli Uffizi, nella capacità di attrarre donazioni. Questo ha detto Schmidt, insomma potremmo essere rapportati. Alessio? Sì, Chiara. No, dicevo, l'unico momento in cui Schmidt era più sciolto, perché ha fatto un discorso breve iniziale molto rigido, anche le domande, ma è ovvio, le interviste in questi tipi di eventi sono sempre di parte, è ovvio che sia così.
però è sempre stato molto rigido. L'unico momento in cui si è sciolto, ovviamente parlando degli Uffizi, della cultura, dei milioni di utenti, da 3 a 5 che ha portato agli Uffizi, ma soprattutto dei 13 milioni di euro di sponsor, esatto, privati che è riuscito a far accaparrare al museo, uno dei musei più importanti d'Italia. Ma quanto a soluzioni, poco c'è stato. Ne hanno dati di più, diciamo, i personaggi in sala che faranno probabilmente parte delle liste Schmidt o di quelle di Fratelli d'Italia, ad esempio Sbenaglia, che ha guidato la mobile di Firenze, ma un po' tutti i reparti della polizia fiorentina per anni. Lui sarà nelle liste di Fratelli d'Italia. Lui ha detto non c'è bisogno di più uomini, ricorderete i 200 uomini in più che ormai da tempo immemore Nardella reclama, perché con una migliore organizzazione della polizia municipale, delle forze dell'ordine, si può fare moltissimo. Mm. Ecco, questa ad esempio è una soluzione programmatica. Mm. Insomma, le soluzioni probabilmente arriveranno più dall'entourage, diciamo così, Stefano, però rimango sulla dote delle donazioni. È possibile, come fa Schmidt, insomma, traslare poi questa capacità anche su una città? Perché non è proprio la stessa cosa attrarre soldi a livello di donazioni per una città o per un museo, che comunque è uno dei musei più apprezzati al mondo, no? No, non è la stessa cosa, perché lui ha detto basta con gli speculatori, è il momento di attrarre investitori, e questo è una cosa anche molto seria. Certo. Così come è serio il fatto che ci siano delle donazioni, ma le donazioni raccolte per gli Uffizi sono una cosa diversa dagli investimenti. Si tratta, diciamo, di solito di magnati o comunque di persone estremamente facoltose, spesso straniere, che hanno deciso di investire, mi stavo tradendo anch'io, sì, ma insomma di sottoscrivere in qualche modo per una un gesto d'amore, soprattutto, più importante. Sì, perché poi se investimento può essere magari un investimento in termini di comunicazione, cioè fai sapere, insomma, di aver, tra virgolette, sponsorizzato questa cosa. Gli investimenti per la città sono qualcosa di diverso. Ora, ecco, non c'è, diciamo, forse la prospettiva non è quella di andare in maniera sempre decorosa con il cappello in mano a chiedere a fondo perduto dei soldi, ma è di prospettare quelle che sono le possibilità di investimento serio della città, e che non si riducano semplicemente a investimenti, diciamo, di rendita di posizione. Ce l'abbiamo avuti, diciamo, degli investitori, ma sono stati investitori che giustamente hanno guardato più al proprio portafoglio che al bene della città. Questo è uno dei temi fondamentali, no? Riguarda ad esempio il tessuto economico soprattutto del centro storico, per quello riguarda le locazioni, gli affitti brevi, una battaglia che a Firenze si fa, veniva citata anche giustamente prima, su cui però servono delle soluzioni concrete. Anche quelli sono investitori, spesso anche stranieri, che arrivano nella nostra città, ma creano delle sacche di rendita, come dicevi te, che poi tutt'altro fanno alla città rispetto al bene, insomma, fanno soltanto male alla città. Su questo la destra che posizione può avere? Perché immagino sia una delle partite complicate per delle formazioni politiche che hanno come faro quello di tutelare la proprietà privata e tutelare anche certi tipi di investimenti, ma a Firenze c'è un problema che, se non limita a un certo punto probabilmente anche la proprietà privata in un certo senso, non mette un freno al fenomeno. Ma questo sarà uno dei temi, secondo me, su cui è probabile che ci sarà o, diciamo, qualche frizione, o più probabilmente ci sarà, diciamo, più cautela nell'affrontarlo, perché mi pare che Schmidt abbia un tipo di visione sul centro storico, eccetera, più vicina a chi si oppone, diciamo, all'overtourism, eccetera, il che può sembrare anche paradossale, perché come sei stato il direttore di una galleria importante come gli Uffizi, che attrae turisti, però sei contro l'overtourism. Io credo che non ci sia poi in realtà una contraddizione vera, perché è il modo, diciamo, è il tipo di turismo che tu pensi di attrarre, insomma, non tanto la quantità. Però al di là di questo, come dicevi giustamente, le forze che lo sostengono sono per esempio forze che si sono dichiarate contrarie ai provvedimenti anche comunali contro la proliferazione degli Airbnb. Attenzione, può essere una cosa più che giustificata magari dire che sono insufficienti, sono inutili, non servono, sono strutturati male, ma mi pare che invece però ci sia una difesa in generale, come tu dicevi prima, di una forma, insomma, della proprietà privata che non si discute, che peraltro, come dire, mi permetto di ricordare, la stessa Costituzione prevede la proprietà privata e l'impresa privata sia tutelata, ma che debba avere poi anche un ruolo pubblico, o meglio, un peso minimo. Che si concili, diciamo. Che si concili il ruolo pubblico. Mm. Quindi, insomma, qualche frizioncella ci potrebbe essere, ma penso che più probabilmente saranno temi un po' messi, diciamo così, in disparte e in secondo piano. Molto dipenderà proprio
anche da questa, cioè dal suo rapporto con i sostenitori. Oggi ha mantenuto la promessa con questa serata priva di vessilli di partito, priva di personaggi politici sul palco. È una scelta giusta, secondo me. È una scelta, beh, se uno si candida come civico, penso che sia... che debba essere così, necessaria. Poi chi fa politica di professione può prenderla anche male e vivere questa cosa come se fosse un menagramo, insomma. Però obiettivamente, se la scelta politica è quella di un candidato civico, bisogna che anche, non solo apparentemente, ma il ruolo, diciamo, di civico ci possa essere, anche perché è quella che gli consentirebbe di fare un po' di... come dire, incursioni anche in un elettorato che magari in passato ha votato per il centro-sinistra, ma che si rivede più su una visione più tecnocratica, diciamo così, che è quella di Schmidt. Proprio su questo, Chiara, volevo chiedere anche a te un parere, perché poi, insomma, in questi mesi si è parlato molto anche, diciamo, del cosiddetto terzo incomodo. In realtà qualche tempo fa sarebbe stato il terzo polo, oggi il terzo polo non esiste, ma esiste una candidata di Italia Viva che è Stefania Saccari, oggi in campo a tutti gli effetti. Poi vedremo ovviamente alla presentazione delle liste se qualcosa cambierà, ma, come dire, in tanti si sono chiesti se poi il civismo di Schmidt, forse anche alcune posizioni smussate su certi argomenti, non possa essere attrattivo, se non altro per un elettorato di quel tipo, o chissà se addirittura al ballottaggio eventualmente per anche un'azione di partito a quel punto che possa convergere su Schmidt. Ci sono state le avvisaglie da questo punto di vista, almeno stasera in sala? Ma allora, diciamo che io ho pensato a Renzi e comunque a Italia Viva almeno una volta questa sera, ed è stato okay. Quando Schmidt, nel suo elenco di cose da cambiare, ha detto Firenze è la città in cui si fanno più multe, o comunque è altissima nelle classifiche. Ovviamente prima ci sono Roma e Milano, ma hanno popolazioni diverse, e sapete benissimo che, insomma, la lotta al multificio, alle multe per fare cassa, è uno dei cavalli di battaglia di Renzi, almeno nella sua battaglia contro Nardella, insomma. Quindi lì ovviamente la lampadina mi si è accesa subito. Se chiederanno l'eventuale appoggio a Italia Viva al ballottaggio, è una domanda che avrei fatto volentieri a ospiti che poi mi hanno dato tutti buca all'ultimo momento, non certo ovviamente perché siamo noi, ma perché questo davvero, dopo forse una consultazione, l'ordine di scuderia questa sera è parla solamente AIC, che tra l'altro non ha rilasciato neanche intervista. Adesso lo vedo a fare foto, poi ci proveremo magari per i prossimi giorni, però ha parlato solo dal palco, e anche i personaggi politici che ci sono qui in sala non hanno voluto rilasciare dichiarazioni né prima né dopo. Quanto alla platea, a proposito, che comunque si lega al fatto di allargare l'elettorato anche al centro, perché insomma a destra è difficile, quindi ovviamente puntano a un elettorato di centro e anche di centro-sinistra, perché come vi dicevo qui molte persone hanno votato centro-sinistra in passato. Sì, questo ovviamente c'è. Altro aneddoto che vi riporto: prima dell'inizio due signore stavano parlando e l'impressione che ho avuto io è che l'atteggiamento fu un po' quello che gli italiani hanno avuto con Berlusconi, cioè guardate cosa ha fatto con le sue aziende, farà lo stesso con il paese, guardate cosa ha fatto con gli Uffizi, vedrete cosa farà per Firenze. Lasciamo stare il fatto che poi aggiungeva guardate cosa ha fatto per gli Uffizi, per Palazzo Strozzi, e io mi sono voltata e non ho potuto impedirmi di dirgli guardate che Eric Schmidt con la fondazione Palazzo Strozzi non ha avuto a che fare. Quindi c'è anche una percezione forse non chiarissima di quello che ha fatto effettivamente Schmidt. Tra l'altro, giusto a supporto di quanto diceva anche Chiara, anche almeno un'altra dichiarazione di Eric Schmidt dal palco, è quella sullo stadio, richiama molto le parole di Renzi. Ha detto direi sono le stesse sul anche progetto dello stadio di Firenze, esatto. Un enorme spreco di denaro i soldi pubblici sullo stadio, esatto. Esattamente. Chiara, volevo chiederti un'altra cosa, ma velocissima, perché poi voglio sentire anche Stefano. Te lo chiedo soltanto perché poteva essere uno spunto
che poneva già anche una dimensione piuttosto complicata o almeno piuttosto forte nella campagna elettorale. Lo spunto era quello di un anniversario, di fatto oggi Cata compie 6 anni, la bambina scomparsa, l'ex Astor di Firenze. È un tema su cui la destra, sul senso dell'immigrazione, sul senso della gestione dell'immigrazione, delle sacche di insicurezza che esistono in città, ha picchiato molto negli ultimi mesi. La coincidenza della serata di Smith poteva far pensare che fosse uno dei temi di cui si è parlato dal palco. Non mi pare sia stato così, confermi? Non c'è stato nessun accenno a Cata, non c'è stato nessun accenno ai migranti o a un'immigrazione incontrollata, tutto era incentrato su Firenze, i fiorentini, l'abitare in centro, il mangificio e compagnia bella, nessun accenno, Alessio. Senti Stefano, c'è anche una risposta, diciamo, ad alcuni dei lanci di Sara Funaro, la candidata del centro-sinistra a Firenze, che dice se il candidato del centro-destra Eike Schmidt ha una posizione europeista, prendendo le sue parole dal palco, dovrà confrontarsi con i partiti che lo sostengono, che invece, insomma, sono euroscettici o almeno rimangono delle sacche di euroscetticismo, soprattutto nella Lega. Parlato di una differenza di DNA tra il centro-sinistra e il centro-destra. È secondo te un tema questo qui, visto che a Firenze si voterà in concomitanza con le europee, o è qualcosa a cui i fiorentini guarderanno poco? Credo, è difficile, perché poi non credo, che sia il motivo principale con cui si guarderà, anche perché i partiti che sostengono Schmidt hanno avuto un atteggiamento molto diversificato, ad esempio fin dalla elezione dell'attuale presidente della Commissione europea. Von der Leyen è stata votata da Forza Italia e non è stata votata dalla Lega, insomma è un po', insomma, diciamo il tasso di europeismo di Schmidt probabilmente si misurerà da altro, più che diciamo dal voto o dal dopo voto, soprattutto per le europee. C'è da dire, no, le cose che diceva Chiara assolutamente sono molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda questa rivolgersi al centro, visto che ormai a destra si presume in qualche modo aver fatto il pieno. Un po' le battute facevamo sulla coincidenza di alcuni temi, alcune parole d'ordine lanciate da Renzi mi fanno venire in mente quando non più tardi di una settimana fa circa un vecchio avversario di Renzi, cioè Bersani, in una trasmissione televisiva ha detto: beh, insomma, con un candidato così, fossi Renzi sarei preoccupato, forse conosceva bene Renzi e conosceva, non so, bene Firenze e i suoi elettori, ma la politica la conosce abbastanza, insomma, ecco, per capire che il centro, che è un luogo politico estremamente impalpabile, ma in questo caso mi sembra molto affollato quantomeno di candidati e di prospettive elettorali, diciamo promesse da molti candidati, quindi pochi o tanti che siano, sono voti comunque che saranno da conquistare uno per uno. Senti Chiara, siamo quasi in chiusura, volevo chiederti a questo punto quali saranno le prossime mosse, se qualcosa è emerso dalla serata per Eike Schmidt, che comunque mi pare di capire, insomma, la campagna elettorale, anche se breve, insomma, nel numero dei giorni, la farà sempre da Firenze e a questo punto da Fiorentino. A Napoli, come dire, un'aspettativa al Museo dei Capodimonte è stata presa e concessa dal ministro San Giuliano, e quindi mi sembra che i prossimi 2 mesi li passerà a Firenze. Se ci sono nuovi eventi in programma, ma che cosa dobbiamo aspettarci anche sul fronte della concretezza, se davvero saranno a un certo punto più i partiti, l'entourage, e se ci saranno sorprese nelle prossime ore, nei prossimi giorni anche per le liste. Qualche sorpresa anche dalle presenze di stasera l'abbiamo avuta, anche così come quella di Paolo Bambagione, insomma, che è stato uno dei nomi del centro-sinistra importanti oggi nella lista civica e sostiene Schmidt. Che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Rapidamente. Sì, Paolo Bambagione era qui questa sera, insomma, ha rivendicato il suo voler votare Schmidt in senso civico, ha detto non è assolutamente di destra, ma insomma quello vedremo nei prossimi giorni. Non ci sono ancora appuntamenti prefissati, stasera gli organizzatori non sapevano nemmeno quale sarebbe stata la scaletta, nel senso che sono decisioni che davvero vengono prese un po' all'impronta, soprattutto da Eike Schmidt e da pochi fidatissimi. Ovviamente inizierà la campagna elettorale e dovremo necessariamente vederlo, diciamo, più in giro per la città.
Stefano, l'ultima cosa è, secondo te, può essere Eichenschmidt dal punto di vista più che politico di visione della città un punto di riferimento per quelle categorie, quelle formazioni che a Firenze contano tanto? Mi riferisco alle fondazioni, mi riferisco tutto ciò che ruota intorno alla cultura, anche a tutto ciò che ruota intorno al terzo settore, che comunque a Firenze spostano molti voti. Può essere un candidato autorevole da questo punto di vista, anche in termini di garanzie? Dunque, sul terzo settore non saprei, non è un settore, mi sembra, che lui pratica molto particolarmente, ma non credo avrà molti problemi. Sul piano della cultura in generale direi di sì. Ora appunto aspetteremo quali sono le proposte di carattere concreto. L'importante è che non ci sia la gara al famolo strano, insomma, ecco, perché sarebbe veramente alla proposta, diciamo. Sì, quello così. Credo non ne abbiamo bisogno, cioè abbiamo avuto già qualche anticipazione nei giorni scorsi, un po' da qualche parte, insomma, di questo fatto di cercare di stupire. La proposta shock, diciamo così. Sì, insomma, non credo che sia efficace al fine di attrarre voti. Però appunto credo che stasera lui ha presentato il suo biglietto da visita. Vediamo poi cosa c'è sotto. Scritto sotto, insomma. Allora, messaggio recapitato a Eichenschmidt, no? A parte gli scherzi, insomma, la concretezza ci auspichiamo che arrivi da tutte le parti in questa campagna elettorale, che è partita, lo dicevamo anche all'inizio, un po' a rilento, un po' in tutte le sedi, non riguarda soltanto Firenze, riguarda anche tante altre piazze, ma ora senza dubbio si entra nel vivo. Allora, grazie mille a Chiara Valentini anche per il lavoro che ha fatto anche per il telegiornale da Firenze. Grazie Chiara, grazie mille a Stefano Fabbri grazie per essere a voi. Stato con noi e averci raccontato insieme questa serata di lancio, di partenza effettivamente per Eichenschmidt a Firenze. Torneremo a parlarne anche nelle prossime puntate. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.